Prima amichevole al Palabucolo, la Catalicciardello, una sgambatina e la terza settimana di allenamento. Cosa ci dici? Quali sono le tue prime riflessioni su questa squadra? Alla terza settimana devo dire che comunque la squadra sta rispondendo bene. Certo, la fatica si vede, però ci siamo, saremmo pronti per il 17 sicuramente al 100%. Ecco, la condizione delle due ragazze dal punto di vista della preparazione atletica, sicuramente se ne adesso avete forzato, adesso comincia il lavoro di scarico, ecco, quali saranno le prospettive per le prossime settimane? Allora, in questo momento sono stanche e questo vuol dire che stiamo lavorando, quindi ci sarà la settimana di scarico, andiamo a giocare un torneo a Soverato contro delle squadre categoria sicura per ore attrezzatissime e quindi approfitteremo di questa settimana per poter recuperare. Ecco, il tuo impatto con l'ambiente, tu sei al primo anno qui a Santa Teresa, al primo anno di B1, ti trovi ad allenare delle giocatrici che stabilmente hanno giocato in B1, qualcuno anche in A1. Qual è stato questo impatto iniziale? Allora, in macchina mi sentivo più emozionata. E qua devo dire, qua appena sono entrata in campo, no. La palestra è sempre la stessa. La palestra è uguale, comunque le ragazze possono essere diverse da quelle dell'anno scorso, ma comunque sono sempre ragazze. Grazie, alla prossima. Grazie a te.